Rimaniamo nella memoria, nei brani storici, e non nessuno che conoscono ormai, per dire una frase sfruttata, e persino le pietre, ma sempre bellissime e attualissime. Che mondo meraviglioso, what a wonderful world. È una famosa canzone interpretata da Louis Armstrong ed è stata intesa dai suoi autori come un invito alla scoperta della vita. Un invito a non diffidare del futuro, che in questo periodo credo che sia un buon augurio, un ottimo augurio, sia la speranza di tutti noi. Interpretata da Marco Firino alla tromba, un altro giovane artista che vi farà sentire di cosa è capace, mentre il maestro Scassa mette a posto i mobili. A voi, What a Wonderful World, Marco Firino, la banda di Porta Comune.
Franco, bravissimo. Che banda questa sera. Prima di procedere a presentarvi quello che sarà il brano finale, mi viene una piccola considerazione. Loro mi hanno dato il microfono in mano e gli ho detto: non sapete il rischio che correte, perché si sono assunti. No, mi veniva, dimmi. No, non le faccio. In un'altra veste. Tu cerca di stare a posto, però. No, mi veniva questa considerazione. Abbiamo dedicato un sacro santo che lo facessimo, amici che non c'erano più, da Italo Raso, a Armando Caraniera, a Davide Seminara, a Marcello Grandi. Io questo brano, proprio perché è un invito a sperare nel futuro, a far vedere quanto è bello il mondo, se solo le cose volessimo fare andare meglio tutti quanti. Io credo che la banda sia d'accordo a dedicarla a voi, a tutta la comunità di Porta Comaro, perché davvero qui a Porta Comaro, adesso dire che il mondo sia sempre meraviglioso può essere esagerato, ma davvero il futuro per questo posto, per voi, per noi, sia davvero un futuro che possa portarci un giorno a un mondo meraviglioso. Questo è per voi, questo brano lo dedichiamo a voi della mia banda, sono d'accordo con voi. Grazie, un augurio davvero di cuore.